Ciao, buonasera a tutti. Sono qui per presentarvi il mio nuovo acquisto Apple, un Apple Watch 44 mm di grandezza con versione 6, quindi l'ultimo nato in casa Apple. E non ho mai fatto unboxing e mi va di fare questo video un po' per divertirmi e un po' per farvi conoscere questo nuovo orologio. Procediamo con l'apertura della velina. La scatola, come vedete, è molto più piccola rispetto alle altre. Questo in pieno stile Apple del momento, in cui c'è una forte attenzione a quanto riguarda il green, a quanto riguarda il risparmio, perché infatti Apple ha deciso di togliere tutta la parte plastica, diciamo, che potrebbe essere superflua relativamente a cuffiette piuttosto che caricabatterie, perché sostiene che gli utenti Apple abituali hanno decine di cuffiette nei cassetti piuttosto che caricabatterie, quindi ha risparmiato, diciamo, il mondo di plastica inutile. E non solo questo, ma anche l'imballo ovviamente si è ridotto molto, in modo da consentire un maggior stoccaggio di materiali sui pancali di spedizione. E ce ne entrano quasi il doppio su una fonte Apple, e risparmiato anche su, diciamo, su quello che può essere poi il riciclaggio della plastica in giro. Apriamo la consueta velina, andiamo a scartare l'oggetto, eccolo qua. Vediamo come si apre. Vedo che ci sono delle linguette qui dietro. Cerchiamo di capire come si fa. Eccolo qui, si apre così. Bene, come vedete, questo è il modello. La scatola dentro fantastica, super colorata, come potete vedere. Dentro troviamo i classici due oggetti. Io ho scelto una versione alluminio con cinturino Red Product. Questa cosa è anche una cosa nuova, nel senso che quest'anno si può scegliere e creare il proprio package di acquisto. Vediamo subito l'orologio. Ancora un paio di linguette da togliere, una e due. Eccoli qua. Poi andiamo a spacchettare il tutto. Allora, qui abbiamo le solite brochure informative con la garanzia. Qui abbiamo il caricabatterie, il cavo caricabatterie per l'esattezza. Anche questo si apre nello stesso modo della scatola. Eccolo qua. Il classico cavetto, poi andiamo avanti e andiamo a aprire l'orologio. È in celofanato nella sua bella confezione di cartone un po' vellutato, bellissimo. Vediamo come si apre, probabilmente basta esattamente, basta forzarlo un pochino e poi abbiamo anche la velina sul vetro che vado immediatamente a togliere. A questo punto dedichiamo ancora un attimo al cintolino. Anche questo si apre così, sigillo. Ok.
apre la confezione. Ok, solita velina informativa multilingua. Questo è il cinturino, eccolo qua, ovviamente con la doppia possibilità, più corto e più lungo, in modalità Red Product. Io ovviamente per il mio polso devo usare quello più grande rispetto a dispetto di quello più corto. A questo punto riuniamo tutto nella loro scatola e assembliamo il tutto. A questo punto viene assemblato l'orologio con l'inserimento del cinturino, ecco, 1, 2 e voilà. Gioco è fatto. Abbiamo montato in realtà il contrario. Intanto ho acceso anche l'orologio, eccolo qua. Adesso poi lo andremo a configurare sull'iPhone. Allora, volevo... Ok, ragazzi, per questa recensione per ora è tutto e ci aggiorniamo alla prossima volta, che sarà l'installazione, l'unboxing e l'installazione di un iPhone 12, probabilmente Red Product. Grazie a tutti per l'attenzione e ciao!